We Love Nevegal, questo progetto di rivitalizzazione del colle tanto amato ai bellunesi, ma non solo, che mira a rinascere a nuova vita con questo progetto di cui noi in queste tappe scopriamo quelli che sono i principali protagonisti in vista specie della stagione invernale. E in questa seconda puntata c'è una persona molto importante, se ne è parlato per la prima volta sui nostri schermi e ringraziamo quindi Davis Biena. Buongiorno, buongiorno Buongiorno a voi. Davis, grazie per aver accettato il nostro invito. Dunque, Dolomiti Skyline è la società che ha acquisito gli impianti di risalita del Nevegal. Una piccola premessa: Biena non è nuovo chiaramente al mondo della neve, già con il consorzio Tolomeo, se non vado errato, gestite degli importanti comprensori sciistici e il suo innevamento. Non qui in Veneto, quindi immagino per la prima volta in Veneto, ma con grandi esperienze. Ho introdotto bene il tema, Davis? Sì, c'è sempre da imparare comunque. In questo momento stiamo gestendo l'innevamento della Via Lattea in Piemonte. Abbiamo una piccola stazione a Brescia che è la Monte Campione e abbiamo gestito per circa 15 anni una piccola stazione che si chiama Valpalote. E quindi evidentemente ci credete anche in Nevegal, cioè avete esperienza e se avete fatto questo investimento proiettato anche negli anni, quindi credete nelle potenzialità sciistiche del Nevegal, immagino. Sì, senz'altro. È un posto al di là della sua bellezza che è incompleto dal punto di vista di innevamento e quindi secondo noi, una volta completato quello che è l'innevamento e creato una struttura che può sfruttare le finestre di freddo che ci sono sempre tra i primi di novembre e il periodo natalizio, rapportandolo con la superficie da coprire con la neve, si può fare. Ecco, quindi la tecnologia, quindi abbiamo visto le scorse stagioni, insomma, il Nevegal ha avuto delle stagioni difficili per la pioggia, le alte temperature, e allora la tecnologia, quindi in poco tempo riuscire a innevare una pista. E se le condizioni meteo cambiano, però, cioè, quanto la tecnologia può essere, in quanto tempo potete innevare una pista? Perché questo è il tema centrale, insomma. Sì, allora la pista deve essere innevata dai 5-6 giorni massimo, quindi bisogna dimensionare le risorse che idriche di macchinari, generatori neve e quindi anche della energia elettrica per far funzionare i macchinari per riuscire a farlo in 6 giorni. Questo è, Certo. con uno spessore tale che permetta al cambio climatico e a queste temperature che sono sempre più bizzarre negli ultimi anni, di garantire 100 giorni di apertura. E questo viene garantito quando lo spessore della neve è abbastanza abbondante e si crea un isolamento col terreno sottostante. In più la massa di neve crea freddo Certo. e mantiene la stessa. Allora, la tecnologia, i cannoni ci sono già importate quelli vostri da altre strutture, ne Anche. acquisite dei nuovi? Spiegaci un Sì, po'. allora Nevegale è tutto in sviluppo. In questo momento abbiamo circa 27 macchine, abbiamo una sala macchine che copre un 40% fabbisogno della Nevegal e abbiamo già presentato dei progetti di ampliamento, abbiamo già iniziato un ampliamento della rete idrica e un implemento di generatori. In più, la novità di quest'anno sarà una sala di pompaggio in più per avere proprio una portata maggiore di acqua alle macchine. Questa sala di pompaggio, quindi, se non ho capito male, già da questa stagione, Davis? Sì, verrà allestita una sala di pompaggio provvisoria, in quanto il comune ha già realizzato un lago, che è un Sì. bacino di circa 28.000 litri, che stanno collaudando tra metà ottobre e fine ottobre. Dopodiché quell'acqua potremo utilizzarla con questa sala di pompaggio, come dicevo, per adesso momentanea, per poi sviluppare l'anno prossimo una vera e propria sala di pompaggio che diventerà la principale di tutta l'area. Abbiamo fatto questa, credo, premessa introduttiva, chiaramente
importante, perché si sa, se si riesce, magari venissero, ce l'auguriamo, le precipitazioni naturali, ma c'è tutta anche l'economia del Nevegal e il progetto We Love Nevegal, che nell'inverno, specie in questa prima fase, in questi primi anni, punta molto chiaramente sullo sci. Ecco, gli impianti di risalita, Davis, sì. Quelli che ci sono sufficienti? Avete in mente di eventualmente sostituirli, magari con, spiegaci un po', con altri impianti magari più performanti, si può pensare a un potenziamento in questo senz'altro, senso? Senz'altro, in questo momento le due triposto, che sono le principali, le stiamo portando, adeguando, diciamo, alle normative di ANSFISA per poterle rendere sicure per 10 anni, quindi un tempo di utilizzo per 10 anni, e implementiamo con una sciovia, che è l'ERTE, che andrà a completare il collegamento anche con la sciovia Colto Ronde. Poi c'è una remota possibilità di riprendere in mano la busa del camp, però la lasciamo ancora un attimo nel cassetto, quindi per quest'anno l'obiettivo è rimettere in funzione l'ERTE, Colto Ronde e le due triposto del Nevegal. E oltre, quindi, al campo scuola, ovviamente. Con queste parole abbiamo capito che quest'inverno gli impianti sono pronti, insomma. Sì, sì, sì. Cioè, si potrà sciare in Nevegal. Sì. Ecco, ecco. Obiettivo di apertura, Davis, vacanze Natale oppure anche prima? Cerchiamo di aprire prima, sì. Sicuramente per i 20 apriremo. Quest'anno è un anno di transizione, però ci stiamo concentrando sull'innevamento esistente, su quel potenziamento che dicevo prima, per proprio essere pronti nel mese di novembre a innevare parte del comprensorio. Il vero progetto verrà sviluppato e completato negli anni prossimi, ma Nella prima puntata con Lorenzo Baldarello abbiamo detto che appunto il Nevegal può essere attrattivo non soltanto per degli sciatori di prossimità, ma anche dal Veneto piuttosto che da altre regioni, se non addirittura un turismo internazionale. Nella tua esperienza, nelle altre località che gestite, riscontri quindi questa possibilità anche per il Nevegal, non soltanto le piste dei bellunesi? No, assolutamente, sì. Come posizione è veramente eccezionale, cioè, sicuramente questa possibilità. I prezzi degli ski pass sono già fissati, sì, Dolomiti Super, sì, Ski già da tempo. Voi avete, rimarranno prezzi popolari oppure, sì, perché magari ci si chiede anche questo, no? In tanti fanno magari anche per sostenere quello che è lo stagionale, visto che da Belluno comunque magari vado a sciare 2 ore, ok. Saranno popolari, Davis, i prezzi? Sicuramente popolari, soprattutto in questa fase di costruzione, insomma. Certo. Anche perché vorremmo essere molto attenti all'avvio dello sci, quindi alle famiglie e a un pubblico del weekend, quindi non puntare troppo su un ticket poco accessibile, ecco, certo, soprattutto in questa fase. Ecco, le prevendite è già possibile stabilire, sapere, sarà già nel mese di novembre oppure? Già dall'ultima settimana di ottobre. Bene, quindi proprio a breve, insomma. A breve. Beh, sì, per le tariffe specifiche penso che sul sito internet di riferimento potremmo vedere tutto. Senti, i rapporti con il territorio, ovvero con le scuole sci, con gli sci club, perché credo sia importante, chiaramente c'è tutto anche una struttura, che tu sai bene perché sei stato anche un campione di sci, cioè, diciamo. No, campione no, però sì, un atleta anch'io. Sì. Ecco, un atleta, quindi sciare in Nevegal. Per le scuole sci, i rapporti, voglio dire, con il territorio, perché voi avete una grande esperienza, arrivate da altre realtà, come vi state inserendo con i rapporti? In questo momento ringrazio le istituzioni perché si sono dimostrate veramente aperte e collaborative. Per quanto riguarda la scuola di sci, stiamo dialogando e in più vorremmo anche essere parte attiva della scuola di sci, che è comunque il tramite per promuovere e portare la gente in sicurezza sulla neve, e punteremo soprattutto sul campo scuola per renderlo accessibile alle famiglie anche in autonomia, sviluppando anche altro, non solo sci, ma tutte le attività che sono di avvicinamento al mondo invernale, in modo che poi ovviamente una volta che i ragazzi e le famiglie sono in montagna sviluppano anche tutte le attività
presenti. Certo, un'ultima domanda riguardo i fondi pubblici. Come piccola stazione ci sono delle erogazioni dalla regione recentemente per le grandi stazioni e sì. per l'innevamento. Pensate di poter attingere anche a dei fondi pubblici per migliorare nell'ottica degli investimenti di cui tu ci hai parlato per i prossimi anni, Davis? Sì, abbiamo appena presentato una domanda molto importante per un bando del turismo ministeriale nominato Sant'Anché, che vede proprio lo sviluppo di una rete di innevamento importante e la sostituzione di questi due impianti, Sciovia Lerte e Busa del Campo. Certo, quindi mi pare capire e ci fa molto piacere che siete convinti che il progetto We Love Navegal possa, e del vostro investimento sugli impianti in risalita, possa essere proficuo per voi e per tutta la società bellunese, insomma. Sì, si può fare, anche perché con il bacino di utenza che ha l'Interland di Navegal e soprattutto la vicinanza degli enti, in quanto ci tiene soprattutto il Comune di Belluno, penso proprio che faremo bene, me lo auguro. Tornando un attimo indietro, un'ultimissima cosa, peraltro la stagione estiva è stata ben augurante in questo, i numeri sono stati confortanti, sì. No? Sì. Quindi non soltanto inverno, noi in queste chiacchierate ci siamo focalizzati chiaramente sulla stagione invernale, ma anche in estate, quindi si può fare. Assolutamente, perché questi impianti non si può pensare che sopravvivano solo con una stagione che si aggira sui 100-120 giorni, ma bisogna svilupparli anche l'estivo. Soprattutto per fidelizzare gli operatori, quindi creare delle squadre importanti di persone che lavorano e mettono a punto questi impianti, quindi un senso di continuità e soprattutto anche per far diventare un punto di riferimento la località. E noi vi ringraziamo davvero, sarete evidentemente il punto di riferimento del Navegal nell'ottica del progetto più generale del marketing di rivitalizzazione del Colle del Navegal. Davis Biena, ti ringraziamo tantissimo, quindi presidente di Dolomiti Schilen. Allora, buon lavoro e buona stagione, Davis. Io ringrazio anch'io voi, me lo auguro. E a voi tutti grazie per la gentile attenzione e l'appuntamento alla terza puntata per la settimana prossima.